tre minuti prendi l'1-0, costruisci, non riesci a finire tutto il lavoro che è stato fatto, prendi il 2-0, io penso che 9 squadre su 10 si sarebbero buttate giù, avrebbero sbandato la testa, insomma, già mi devi da un periodo negativo, vai sotto 2-0 in casa, io penso che oggi la squadra abbia dimostrato di avere innanzitutto una grande personalità, perché non perdere la testa 2-0 in casa dopo 25 minuti secondo me è un segnale molto importante, e poi sono venuti fuori secondo me dei valori importanti, perché se non erro abbiamo battuto qualcosa con 15 calci d'angoli, costruendo secondo me per i primi 25 minuti 3-4 palle gol, e ci troviamo 2-0 per gli altri, siamo riusciti a rimettere in piedi, è stato importante, secondo me fondamentale, il gol del 2-1 di Hernan, e poi con la forza dei nervi a rimettere in piedi e portarlo a casa. Tre posti ha spaccato sicuramente la partita nel secondo tempo? Beh, sicuramente ci ha dato una mano, però al di là di Reposti secondo me è da sottolineare la forza della squadra, la forza che ha avuto il gruppo di non mollare, di reagire, di non lasciarsi andare, di non prendere espulsioni o ammonizioni o allungarsi o giocare ognuno per vincere la partita da solo, ma comunque di stare in partita, giocare, per fortuna, ripeto, abbiamo fatto il 2-1 a fine primo tempo e poi il secondo tempo, insomma, siamo stati bravi e fortunati a portare a casa un risultato che secondo me è fondamentale. Hai parlato del gran numero di calci d'angolo, adesso non so esattamente se sono davvero 15 o poco meno, più di 10 senz'altro, però una situazione che avevo fatto prima con le persone con cui ho visto la partita, alla fine non viene fuori mai niente da questi calci d'angolo, pur avendo dei giocatori importanti, sì, che sono fuori. Può essere, però se non erro il gol del 2-2 è un calcio d'angolo, una palla che va sul secondo palo, Rudy di piede prende il palo, respinta e poi fanno il rigore. Comunque qualcosa, il Gertone secondo me fisicamente era più forte di noi, aveva 8-9 giocatori sopra gli 85, tanto è vero che sui calci piazzati oggi abbiamo sofferto parecchio, e comunque al di là dei calci piazzati, che secondo me sono un segnale, perché vuol dire che la squadra ha interpretato la partita nella maniera giusta, con voglia di vincerla e di costruire, io penso che la strada giusta sia questa. Chiaro è che c'è da migliorare degli errori, perché se al terzo minuto ti trovi 1-0 e a, se non erro intorno al 25esimo 2-0, è un problema. Poi oggi è andata bene, l'abbiamo rimessa in piedi, siamo stati bravi, siamo stati squadra, siamo stati, però trovarsi 2-0 dopo 25 minuti è una cosa su cui sicuramente bisogna lavorare e migliorare, perché sono troppi i gol presi da inizio anno, per mille motivi. Però adesso non so se me lo ricordo esattamente, ma se non erro il primo gol nasce da un retropassaggio nostro al portiere, un rinvio raso terra centrale, c'è stato un contrasto e una rimessa laterale, sulla rimessa laterale provano un cross, rimpallo, si trova un giocatore non accorciato che secondo me ha fatto un gran gol da rivedere, perché io dalla panchina sinceramente non è la profondità, non è la dimensione, io a memoria così una rovesciata che va a incrociare tutta l'area e entra in porta va rivista, devo vedere esattamente un gol con una parte anche